Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua per fare una challenge delle 24 ore tutta rossa. Ho utilizzato lo stampo che acquistai su Amazon che vi fece vedere in qualche vlog. Raga, non ci dimentichiamo della tazza rossa, In qualche vlog, e raga, vi ho fatto della clip, sono proprio belli. Sono dei mini cornettini, poi ho fatto una crema e ho sbagliato perché ho aggiunto i frutti di bosco all'interno. I frutti di bosco sono rossi alcuni, ma alcuni sono anche un po' più scuri sul viola. E quindi è venuto un mix di un rosso barra viola, infatti poi ci ho aggiunto un po' di condolorante, quindi sono abbastanza rossi, però dai, passatemeli. Comunque, questa deve essere una ciambella. Però io ho messo, ho riempito quasi lo stampo e quindi è andato per fuori. Probabilmente si sono tutti fatti, però vabbè, il cornetto è venuto molto bene. Riguarda, perché ho usato la crema proteica bianca, ho usato la ricetta per quanto riguarda la torta Red Velvet, quindi è un po' zuccherata. Ma vabbè, vediamo. No, vabbè, raga, ma è bellissimo. Avete visto? Perché quella crema non è tanto zuccherata, c'è sempre quella alla proteica, ma raga, il rosso è tenuto benissimo. Questi coloranti che ho preso su Amazon sono la fine del mondo. Vabbè, che bontà! Facendo. Comunque la rifarò sempre così. E questo tipo, questo tortino. No, vabbè. Ho sporcato il centro buono. Ma me lo ucciderà. Oh oh. Scusa mamma, io gliel'ho detto, mamma, non mi dare queste cose così, io, perché io ho paura che poi te le sporco. Uffi, poppa mia. No, raga, comunque mi sto papà Adriano, perché ho fatto la ricetta della Red Velvet. Ovviamente ho diviso proprio le dosi, ma no, che bontà. Vi devo far vedere la morbidezza. Raga, eccoci qua con un super trad che raga sinceramente mi rode un po' perché da me è super rosso, c'è proprio un po' di verde perché mamma ha detto no, giù, in pochi prezzemolo c'ha già metto, faccio robe male senza prezzemolo. Comunque ho fatto un bel spaghetto, la prima muzza, con gli scampi, era bello, già bello rosso, però ho detto no, io un tocco di classe ce lo devo dare. Cioè ragazzi, spaghetto troppo ruzzo. E infatti ho aggiunto il colorante alimentare rosso. C'è buon tono. Buono raga. Presente proprio il prezzemolino. Veramente buono. Altro. Qua raga. Devo portarmi tovaglioli di qua. Ma se non passa un anno io per portarmi tovaglioli di qua. Ce la faccio. Comunque raga, proprio buono, 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 buono. Avete visto che stamattina ho sporcato, tra virgolette, la tovaglia,
Io mamma appena arrivata, io tutta impanicata, oddio mamma ho sporcato la tovaglia buona, ha fatto mamma, ha fatto ma quale? Ha fatto no, non ti pensavo, non ti preoccupare, io pensavo che era il centrino di Merlette. Cioè per dire, mamma quanto ci tiene, però raga, ci va a fa sempre challenge a te, per ogni challenge mamma tiene una tovaglia. Cioè secondo me già lo sapeva, prima di sposarsi già lo sapeva. Sì raga, scusatemi, ma io quando mangio con qualcuno devo parlare, altrimenti mi sembra proprio... Raga, comunque abbiamo finito. Brava mamma. E quindi niente, raga, noi ci vediamo direttamente dopo con una super merenda. No, raga, comunque in una confezione da 200 grammi alla grande. Questi sono i rossi. Io non ce la faccio, raga. Ci sono tanti arancioni e pochissimi, pochissimi rossi. Va bene. Allora, raga, eccoci qua con la merenda. Avete visto quanti pochi M&M's rossi? Che buoni. Allora, raga, io questi non l'ho mai visti. Infatti, ok, raga, un peperoncino. Crostini dorati di noce. Vediamo di che colore sono. Oh, no, raga, non sono rossi. Sono marroni. Devo mangiare, mo. Maledetti. Io uno lo volevo. Allora me li aspettavo un po' rossi. Vabbè, raga, la nostra triste merenda, ma ci deliziamo stasera. Bombe sti grossi, ma sanno da qua, sono proprio piccoli. Si è cancellata quella scritta, chissà quanto ne tenevano. Dammelo! No, questo è rosa. Wow! Non era che mi hanno le cose rossa nella scatola di video. Bianco, bianco e rosso. Allora, raga, questi sono della sono della Twizzlers. Vabbè, raga, sono quei posti alla fragola che si mangiano al cinema. Super rosso, non riesco a capire. Come siete lavati i denti? Che schifo. È come mangiare un dentifricio, ragazzi. Ti giuro, guarda. Che schifo, mi sta volando lo stomaco. Vuoi assaggiare? Non ci penso neanche. Vedi presente quelli là da piccoli, quelli là per i bimbi che ve li potete anche ingoiare? Uguale, ecco. Sta venendo la pelle d'oca, guarda. Vabbè, mettetevi un po' di acqua in bocca. Non vi lavate i denti. Via Giulia, sto facendo tutto stock. La merenda anche per te. Andiamo direttamente stasera con il penultimo wrap, con il penultimo pasto, ragazzi. Challenge buonata. A dopo. Going to say Christmas Eve is coming soon. Now are you dear?
eccomi qua, raga, con una super cera, direi 50 sfumature di rosso, veramente. Perché, raga, ci sono rosso acceso, un po' rosso Barbie, chiamiamolo così, perché la focaccia sopra, raga, pensate, io ho utilizzato due barattoli di colorante alimentare per 200 grammi di farina, perché pensate che anche me stasera mangerò la focaccia, che ovviamente è stata fatta da mamma, però abbiamo fatto prima l'impasto loro, quindi 1,5 kg, e poi per me, e raga, cioè, non si colorava proprio, era sempre rosa, però in forno si è un po' scurita, quindi direi che è abbastanza promossa. E poi la Bresaola, ovviamente Coca-Cola zero. Ok, io sto morendo di fame, ma no, raga, la focaccia di mamma, io l'acquolina in bocca, è morbidissima. Andiamo. Comunque, raga, vedete qua la felpa, perché di qua fa super freddo la sera. Comunque, ma raga, che buona. Vediamo che lettera esce. Io. Ichi. Raga, questo pezzo lo finisco di mangiare dopo, tanto sono le 8 e 12, quindi sicuramente dopo nel film mi verrà un po' di fame, quindi me la finirò di mangiare. E niente, noi ci vediamo domani mattina. Buongiorno, eccoci qua a concludere la 24 ore serata. Io stamattina sto KO, è il 28, sono le 9:30. Cioè, raga, io sto proprio KO stamattina, ho detto no, non ce la faccio proprio andare di là al freddo. Allora, raga, stamattina fette biscottati con la marmellata alle fragole rossa. Cioè, raga, pensate che non doveva essere questa la mia colazione. Ieri sera ho fatto il tiramisù, è venuto il primo, è venuto fucsia fluo, il secondo è venuto rosa Barbie. Cioè, raga, io non sapevo, ho mischiato non so quante cose, non mi è venuto un rosso col colorante rosso nel bianco, cioè, raga, fucsia fluo, vabbè, eh. E raga, mi mangio le fette biscottate. E stamattina non avevo neanche fame. Eppure ieri abbiamo mangiato presto, ma stamattina proprio la fame era pari a zero. Ok, raga, colazione è andata. Io spero che anche questa 24 ore vi sia piaciuta e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!